I quesiti presenti nel questionario sono prevalentemente qualitativi. La compilazione è semplice, basta scegliere fra le opzioni proposte. In alcuni casi dovrai digitare i dati nei campi prefissati. La maggior parte delle domande presenta una lista di opzioni di risposta. In caso di dubbi sul contenuto dei quesiti e sul significato di alcuni termini, consulta la guida alla compilazione o contatta l'ufficio provinciale di censimento presso la Camera di Commercio della tua provincia. In alcuni casi è richiesto di inserire valori numerici. Ad esempio, è il caso del numero di banche con cui l'impresa ha un rapporto creditizio o della durata media dei crediti e dei debiti commerciali. In altri casi è richiesto di inserire valori numerici percentuali. È necessario riportare il valore intero, senza decimali. Bisogna completare le sezioni in sequenza e all'interno di ogni sezione bisogna rispondere alle domande in ordine. Le risposte fornite ad alcuni quesiti attivano o disattivano altri gruppi di quesiti. La compilazione viene quindi guidata e facilitata dal sistema. I quesiti inattivi sono facilmente riconoscibili dal colore più chiaro che li caratterizza. Se nella tua pagina non ci sono più domande attive, clicca su Avanti. In questo modo il sistema salverà i tuoi dati e ti condurrà alla prima domanda utile. Le risposte fornite a specifici quesiti potrebbero risultare incongruenti con quelle date a quesiti successivi. Il sistema lo segnala. In questi casi occorre identificare e correggere l'incoerenza seguendo i messaggi che appariranno sul questionario. Attenzione se modifichi le tue risposte. Si potrebbero attivare delle domande precedentemente disattivate. In tal caso dovrai rispondere anche a queste. Se fai delle modifiche, ricordati di salvare. Per essere sicuro di aver risposto a tutti i quesiti, clicca sul tasto Riepilogo e controlla la percentuale di completamento di ogni sezione. Se completata, appare indicato in verde il completamento al 100%. Il prossimo video ti spiega come procedere all'invio definitivo del tuo questionario all'Istat.